La giornata della memoria è per la città di Napoli un impegno oggi per il nostro progetto di presente. Memoria infatti delle grandi ingiustizie del passato vuol dire impegnarci oggi affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto alla comunità ebraica. Oggi questo impegno di memoria passa attraverso le mura, i luoghi, le piazze, gli slarghi, i nomi della città di Napoli. Dare un nome alle cose è importante. Infatti pensiamoci cosa fu fatto quando venivano deportati gli ebrei nei campi di concentramento. Gli veniva tolto il nome e quel nome diventava un numero sul loro braccio. Ecco, i nomi sono la nostra storia e la nostra identità ed è dal Borgo Refici per Luciana Pacifici che inizia la nostra giornata, una giornata che la città di Napoli e tutte le istituzioni hanno dedicato a questo segno così vivo della memoria attraverso delle testimonianze così forti affinché l'eredità non appartenga soltanto ad una generazione o ad una comunità, ma sia un'eredità che appartiene doverosamente a tutti e tutti quanti noi. A poco più di un anno fa abbiamo apposto davanti all'ingresso di questo palazzo le pietre d'inciampo. Tantissime città d'Europa hanno le pietre d'inciampo e anche Napoli le ha volute avere. Sono delle pietre che ricordano nomi, cognomi, biografie di 9 persone che da questo palazzo, da questo portone hanno iniziato il proprio calvario, furono costrette ad andare via da qui e poi sono morte nei campi di sterminio. Il giorno, e quindi non potevamo non vivere uno dei momenti della giornata della memoria proprio qui. Il giorno della memoria è un momento necessario per il nostro essere cittadini di un paese libero e democratico, di un'Europa libera e democratica, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Non sono celebrazioni formali, noi dobbiamo essere ambasciatori di questa memoria, ognuno di noi lo deve fare nei luoghi della formazione, nei luoghi della cultura. Le giovani generazioni vanno educate, va raccontato quello che è successo in Europa quando l'umanità è morta, quando qualunque diritto umano è stato sospeso, la più grande sospensione di diritti umani dell'umanità. Questa giornata è una giornata di esercizio della memoria collettiva. Se noi facciamo questo esercizio tutti insieme lasceremo spazio al crescere purtroppo di venti nefasti che in questo momento soffiano in Europa e soffiano nel mondo. Venti revisionisti che addirittura riabilitano storie assurde e noi non lo possiamo permettere. Siamo cittadini e paladini e difensori della democrazia e questa giornata serve a questo, a che non accada mai più, ma sul serio. E quest'anno è anche l'anno in cui con Sua Eccellenza il Prefetto diamo dei riconoscimenti a quelli che sono i sopravvissuti del nostro territorio dell'Olocausto, degli eredi importanti e speciali al quale deve andare in modo simbolico il forte abbraccio di tutta la comunità e soprattutto quel senso non di solitudine ma di profondo riconoscimento per una testimonianza molto dolorosa ma vitale per il nostro presente.